Sono stati consegnati da Senior Italia a Federanziani e ai centri sociali dell'Aquila i primi defibrillatori acquistati grazie alla raccolta fondi promossa in occasione della festa dei nonni dello scorso ottobre. Ogni anno in Italia le vittime dell'arresto cardiaco sono circa 57.000. La fascia di popolazione più colpita è quella degli over 65. L'arresto cardiaco può colpire senza preavviso ed è vitale intervenire immediatamente utilizzando un defibrillatore che consente al cuore di riprendere un ritmo cardiaco regolare. Un intervento di primo soccorso, tempestivo e adeguato, contribuisce in modo significativo a salvare fino al 30% in più delle persone colpite. Individuando nei centri sociali per anziani un luogo privilegiato di socialità e di stimolo all'invecchiamento attivo, ha sottolineato Roberto Messina, presidente di Senior Italia Federanziani, la Fondazione Senior Italia ha come mission quella di tutelare e sostenere gli anziani, anche promuovendo le migliori condizioni di salute e sicurezza per i loro frequentatori. Da qui la scelta, attraverso la raccolta fondi lanciata dalla campagna, di acquistare dei defibrillatori e donarli ai centri aderenti all'iniziativa, ma anche di formare all'utilizzo degli apparecchi. L'intero progetto promosso da Senior Italia Federanziani attraverso l'omonima fondazione è stato realizzato in collaborazione con Dan Europe, partner tecnico per la fornitura delle apparecchiature e azienda convenzionata con Senior Italia Federanziani per l'assistenza in loco. Nelle prossime settimane i defibrillatori saranno consegnati nei centri sociali anziani di ben 9 regioni con il supporto di diverse associazioni che si occupano di terza età ed enti istituzionali.